cosa proponete oggi? Oggi proponiamo le chiacchiere e le sfinge con spumante, prosecco e arancia rossa. Per voi anche questa diventa un'esperienza molto importante di contatto con la città. Sperate di rimanere a lavorare qui nel nostro territorio? Sì, si spera questo, che aprano porte anche per noi giovani che abbiamo bisogno di lavorare. Si conclude il Carnevale 2016 a Gela, è stata un'esperienza entusiasmante per i bambini sicuramente, e ultima manifestazione con frittelle per tutti e ancora la Concivente. Beh, devo dire che Gela mi ha regalato delle emozioni che ricorderò per sempre. Giorni di festa, giorni di show, abbiamo voluto pensare tutta la famiglia. Parlare di sfilate è stato molto riduttivo perché c'erano dei temi sociali, dello spettacolo, e si pensa già a fare la seconda edizione. I bambini si stanno molto divertendo, voi avete un po' coordinato il lavoro. Eh sì, abbiamo dato un po' le dritte a questi bambini, si sono divertiti, ho visto la gente divertirsi e chissà, magari riprovare per un prossimo evento. Il connubio moda-carnevale è riuscito alla fine? Per noi sì, benissimo. Devo dire che molti bambini hanno apprezzato perché sognavano magari il loro futuro, le piccole promesse di Gela che già iniziavano a vedersi con occhi più grandi. Quindi appuntamento al prossimo anno? Sicuramente, ma io penso che prima dell'estate sentirete ancora qualche nostro evento.